La Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, ha una, vocazione alla promozione dell'opera di Capitini e porta avanti un lavoro di edizione delle opere o di ristampa di opere, oltre a curare lo sterminato epistolario capitiniano. Sono già usciti diversi volumi con personalità importanti della cultura italiana, Capitini Bobbio, Capitini Calogero, e Capitini Dolci e altri testi. Abbiamo sede alla Fondazione, la Fondazione ha sede alla Biblioteca San Matteo degli Armeni, una biblioteca comunale che ospita, in virtù di un accordo con il Comune di Perugia, una convenzione, ospita i 7.000 volumi della Biblioteca Domestica di Aldo Capitini. E abbiamo sede lì e portiamo avanti una serie di iniziative di promozione appunto dell'opera di Capitini, ma anche dei principi ispiratori dell'opera di Capitini. Qui a Monte del Lago abbiamo partecipato molto felicemente a questo Festival delle Corrispondenze, perché ci è sembrato opportuno prestare materiale molto importante, prevalentemente epistolare, da cui emerge l'intenso rapporto di Aldo Capitini con Riccardo Tenerini, un suo giovane maestro. Tenerini è del 1920, mentre Capitini è del 1899, e in questo Capitini gli è maestro di educazione antifascista, il maestro di educazione alla lotta politica. Abbiamo prestato questi documenti, una buona parte sono conservati da noi appunto a San Matteo degli Armeni, altri documenti di questo carteggio sono invece conservati presso l'Archivio di Stato di Perugia. Costituisce l'insieme di questi materiali una materia molto interessante per ripensare innanzitutto quella che è stata una rete antifascista a Perugia molto importante presso il domicilio di Capitini, quindi una rete, diciamo, clandestina. E poi testimonia questo materiale anche l'appassionata fedeltà ai valori, per Capitini di persuasione non violenta e per Tenerini di lotta, armata contro il fascismo e contro i tanti fascismi.